Salve, questo piano inclinato è un blocco che scivola giù senza treto. Scivola giù senza treto. Parte da una certa quota e arriva in fondo. Il dislivello lo misuro, per esempio, dal centro di massa, da uno spigolo. Dovete avere una convenzione con cui misurare di quanto è sceso. Quindi io lo misuro dal centro di massa, dal centro geometrico. Vedete che il centro è sceso da questo valore a questo valore. Quindi questo è di quanto lui è sceso. D'accordo? Quel piano inclinato ha un angolo teta. Lui si è spostato lungo l'ipotenusa, quindi la distanza di lui si è mosso è D in rosso. Dov'è il rosso? Ecco il rosso. Questa è la distanza D di cui lui si è mosso. Questa è la distanza D. Chiaramente c'è un legame tra quanto lui è sceso lungo l'ipotenusa e di quale è il dislivello che ha dovuto... L'italiano mi è, per il disegno, mi dico in cinese, vale mille parole. C'è un legame tra la distanza lungo il piano inclinato e il dislivello H. Qual è il legame? È questo legame qui. Questo è il legame, non vi pare? Cioè H è un cateto di un triangolo rettangolo, dove questo è l'angolo teta. Questo è l'ipotenusa D, questo è il cateto, quindi il cateto H è uguale a D sen teta. D è uguale ad H diviso sen teta. H è uguale a D sen teta, quindi D è uguale a H diviso sen teta, è chiaro? Allora, per quello che concerne il moto lungo il piano, io applico il teorema che abbiamo appena calcolato. Cioè, partendo da fermo, qual è la velocità quadrato qua giù? La velocità quadrata è due volte l'accelerazione, che è costante lungo tutto il moto dell'ipotenusa, per la distanza che lui ha attraversato. Quindi l'accelerazione lungo l'ipotenusa non è g, ma è g seno di teta. E qual è la distanza lungo l'ipotenusa? È d. Quindi queste due formule posso combinare assieme a scoprire una cosa interessante, che la velocità quadro... Il modulo quadro della velocità, intendiamoci, il modulo quadro della velocità non c'entra niente, non dipende dall'angolo, non dipende dalla distanza lungo l'ipotenusa, dipende solo dal dislivello. E quindi voi capite subito che se io indico, siccome questo è il modulo quadro, questo è il modulo quadro della velocità, ovviamente il vettore velocità, oltre ad avere un modulo, ha una direzione. E che cazzo, questo lo sappiamo. Quindi se io vi chiedo di disegnare le velocità in queste quattro situazioni, nel punto proprio prima dell'impatto, cioè avendo coperto il dislivello H, disegnare qua il vettore velocità, voi dovete fare così. Dovete prendere una freccia, questa sarà la freccia di modulo. Qua la freccia è verso il basso, perché la traiettoria è così, no? È lungo la verticale, quindi qua la velocità è così, qua la velocità è così, quando ovviamente nell'istante che arriva qua, poi adesso modificherò il disegno in maniera che sia chiaro, qui la velocità è così, prima che ci sia una sagomatura della strada a cambiare la velocità in senso orizzontale, qui in questo punto, la velocità ha certo questo modulo, ma la direzione è questa, no? La direzione è questa, per Bacco. E anche qua, prima che la strada lo faccia andare nella direzione orizzontale, la velocità adesso è così. Questa freccia e questa freccia hanno gli stessi moduli. Le direzioni sono diverse, per l'appunto, no? Quindi mi pento di aver fatto la strada, perché è ovvio che deve essere una sagomatura. Per quando sistemate i vostri appunti, immaginate semplicemente un piano inclinato arbitrariamente lungo, con un certo angolo, e voi vi chiedete, lui è qua ed è qua. Qual è il dislivello? Il dislivello lo misurerete così, questo è H. Qual è la distanza che ha coperto sul piano? Questa è la distanza D. Che il piano sia così, avete un disegno leggermente diverso. Quindi così evito la sagomatura della strada in fondo.
è un errore grafico che faccio ogni anno. No, continuo a fare il disegno del piano che poi si raddrizza per avere. No, non c'è il fico secco. Pensate, proprio in maniera il più minimalista possibile, senza introdurre troppe complicazioni che poi certi studenti si perdono nelle complicazioni. È vero che questo angolo è diverso da questo angolo qua. Il dislivello è lo stesso, ovviamente il percorso D è diverso, no? Questo la chiamiamo D2, questo è teta 2, questo è D1, teta 1. Se partono da fermi, il modulo della velocità sceso di un dislivello H sarà lo stesso. La direzione della velocità è diversa per l'appunto, no? È ovvio. Che di nuovo lungo la verticale, lui è qua. Poi lo troviamo qui. È ovvio che la verticale, la direzione del moto è questa. Qua lo spostamento lungo la direzione è proprio H. D'accordo? Meditate su questo fatto. Quindi il modulo e la velocità sono uguali. Curiosità, quale sarebbe il modulo e la velocità per una ruota che rotola giù? L'abbiamo fatto l'altro giorno, non vi pare? Avevamo fatto la ruota che rotola senso strisciale con la forza applicata qua al centro di massa. Vi ricordate cos'era l'accelerazione? Ops. L'accelerazione era F per 0 diviso la massa della ruota, ma era anche diviso 1 più K, giusto? Giusto? E quindi la ruota che rotola giù per un piano, senza, che rotola senza strisciare giù per il piano, la forza qui, la F0, che è questa qua, è uguale a mg seno di teta, dove teta è l'angolo. No? D'accordo? Quindi se lui parte da fermo qua, quando arriva a una certa dislivello, quando è caduto, quando è rotolato giù per un certo dislivello H, qual è il modulo della velocità? Parto da fermo. Quant'è? È 2G. Questo se parte da fermo è così, più 2 l'accelerazione per la distanza D. Quindi di nuovo questa è la distanza D. Quindi è V quadro uguale a 2G seno di teta per D, ma D è uguale a, questo è diviso 1 su K si vede, perché no? C'ho sarebbe l'accelerazione in questo esercizio è G diviso 1 più K, quindi non è più G ma è non è più G ma è G seno di teta diviso 1 su K, G seno di teta diviso 1 più K per D, ma D per l'appunto è uguale ad H diviso seno di teta, perché è un piano inclinato, quindi questo diventa cioè il seno di teta, quindi ho 2G H seno di teta diviso ok? No, già seno di teta ho cancellato. Ok? Ok? Questa è una ruota che rotola senza strisciare giù per un piano inclinato. Come vedete non dipende dall'angolo, ma dipende da come è fatta la ruota. Quindi la ruota che ha la K più piccola avrà un modulo qua di velocità più grande. Certo che se la ruota cade lungo la verticale non sta rotolando, no?
Certo che se il piano è inclinato e lubrificato non sta rotolando, quindi questa formula è corretta per una ruota che rotola senza strisciare, cioè nell'ipotesi che il punto di contatto sia fermo e che quindi la ruota nel suo scendere sta facendo, il punto di contatto stia facendo una cicloide. Ok? Questa formula è applicabile al caso in cui la ruota rotola senza strisciare. Se scivola giù senza rotolare, allora non sarebbe 2G diviso H, 2GH diviso 1 su 1 più K, ma 2GH e basta! Giusto? Sta rotolando o slittando? Ok, voglio tentare questo esercizio qua, che per qualche misterioso motivo mi perdo sempre, ma voglio sfidare me stesso di farlo dal vivo. Vediamo se mi ci riesce. Allora, immaginate una corda omogenea di lunghezza L che è tenuto su, voi la state tenendo, e il suo estremo inferiore non sta in contatto col tavolo, o se lo è, capite, no? State tenendolo sospeso, il filo è sospeso. Ovviamente se voi lasciate con la mano, accompagnate lo spago giù finché non è tutto, perché lo spago non regge se stesso, non è rigido, è capace di cambiare direzione, infatti lo usate per farlo girare sulle carrucole per cambiare direzione, quindi lui, quando lo accompagnate giù, lui è tutto moscio, non è rigido e quindi si affloscia, eccolo qua afflosciato sul tavolo. E io vi chiedo qual è la reazione del tavolo. Qual è la forza che il tavolo deve esercitare sulla corda per tenere la corda lì, in una bella pila? È evidente che se la corda è lungo L e la corda è omogenea, quindi ha una densità, densità lineare, se no non lo spiego e lo chiedo, mi divertirò un sacco a farlo all'orale con voi. Qual è la reazione del piano quando la corda è tutta afflosciata? Cos'è? Scrivetelo. N è verso l'alto, perché deve compensare la forza peso verso il basso, la forza peso della corda è verso il basso, e la forza peso è Mg, no? Quindi la forza peso della corda, quando la corda è tutta afflosciata, è verso il basso, ed è L lambda G, cioè Mg, no? La massa della corda è la sua lunghezza per la sua densità lineare. Quindi se la corda è in equilibrio, se non sta accelerando, è perché c'è la forza verso il basso, è perfettamente compensata la forza verso l'alto, e quindi se Mg è verso il basso, questo deve essere uguale come modulo Mg, ma come verso l'alto. Siccome quando lascerò la presa la corda a questo estremo libero cadrà, chiamo questa la direzione positiva, quindi questo è positivo e questo è negativo, ok? Il più qua vuol dire che concorde alla direzione che io chiamo positivo. Sono due frecce che fanno somma vettoriale nullo, ma questo lo scrivo più Mg, questa freccia, perché è nella direzione che io ho chiamato positivo, questo è verso l'alto, d'accordo? Va bene? Adesso, cosa succede quando lascio l'estremo? Prima che io lasci l'estremo, qual è la forza normale, qual è la forza che il tavolo esercita sulla corda? Zero! Quando invece la corda è completamente giù, afflosciata, qual è la forza che il tavolo esercita sul filo? Meno Mg, verso l'alto. Ma cosa succede man mano? Quando io lascio la presa, la corda sta scendendo. Quindi la situazione è questa. Voi avete, questo è il tavolo, questo è la corda, e ce n'è già un po' che è afflosciata. Ok? Lo disegno così. Quindi la sua altezza, quando era tutto su, era qua, chiamiamo questa la direzione x, chiamo questo x uguale a 0, se volete, e questa quota qua è x uguale a L. Quindi qua siamo a x uguale a L, d'accordo? Cioè, scusatemi, devo spiegarmi meglio, perdonatemi. Guardate l'estremo libero. Questo estremo libero indico la sua posizione con x.
Ovviamente sarà funzione del tempo. Quindi l'estremo libero sta scendendo. X lo misuro nella direzione positiva e chiamo quando l'estremo libero era qua, X valeva 0. Quando l'estremo libero è completamente giù, siamo in questa circostanza qui, quindi l'estremo libero è dopo, è proprio R. Quando X prima di lasciarlo vale 0, l'estremo libero è qui e poi si sarà tutto accosciato, d'accordo? Quindi X per me è la coordinata dell'estremo libero in alto, quello che sta scendendo, d'accordo? X è verso il basso. Allora, in questo istante, tutta questa corda è in movimento, questa corda è già arrivata, non si muove più. Quindi se io vi chiedo qual è il momento della quantità del... qual è il momento, scusate, continuo a dire momento, qual è la quantità di moto del sistema, della corda, qual è la quantità di moto della corda, ovviamente nella direzione X, quindi non userò la freccia, è chiaro, stiamo parlando del moto lungo la verticale, eh? Qual è la quantità di moto della corda, del sistema, della corda, sistema, la corda. Questo è la quantità di moto della parte del sistema che è in moto. Questa parte qui non è più in moto, questa è la parte che è in moto. Questa parte è in moto. Nell'istante T si intende, è ovvio che al passare del tempo la quantità di corda che è già sul tavolo sta crescendo, no? D'accordo? Quindi nell'istante T qual è la quantità di moto della corda? È la massa per la velocità. Allora, voi dovete capire una cosa, abbiamo già visto quando abbiamo parlato Galileo tempo fa e anche, se volete, anche adesso. Tutte queste particelle che compongono la parte della corda che è in moto hanno la stessa velocità. Sì o no? Quindi, tutta questa parte qua ha una velocità comune nell'istante T. Ok? E questa è la derivata di x in funzione del tempo, cioè questa coordinata qua sta cambiando nel tempo, la derivata di questo punto è la velocità di questo punto, ma tutti questi altri punti che sono ancora nel tratto che è in movimento hanno la stessa velocità. Quindi quantità di moto del sistema è la velocità di quella parte del sistema che è in moto per la massa di quella parte del sistema che è in moto. E qual è la massa della parte del sistema? È la massa di questo. E questo quanto è lungo? È L meno X moltiplicato per lambda sarà è difficile questo esercizio, ma solo in realtà no. In realtà non è difficile. Dovete imparare un po' a padroneggiare la frazione. Quindi, attenzione, questa cos'è? Questa è, a rigore, cioè per definizione, questa è la velocità dell'estremo della corda, l'estremo in alto. Ma tutti i punti della corda che non sono ancora sul tavolo hanno la stessa velocità in quell'istante. Ok? Quindi tutte le particelle che compongono la corda nell'istante in cui l'estremo libero in alto ha velocità x punto hanno la stessa velocità. Qual è la massa di quel tratto di corda che non è ancora accomodato sul tavolo? È lambda, la densità lineare, per la lunghezza della corda che non è ancora accomodato sul tavolo. E quanta è la parte della corda che non è ancora accomodato sul tavolo? È la lunghezza meno x, che è la misura di dove il diavolo si trova all'estremo. Quindi questo rappresenta la lunghezza della corda che non è ancora accomodata. Questa è la densità lineare di massa della corda. Quindi questo rappresenta la massa della corda che è ancora non accumulato, e tutte le particelle della corda non ancora accumulata hanno la stessa velocità. Galileo! È partito da Fermo
la corda in alto, cadrà a una certa distanza x. Tutte le particelle partite da fermo che cadono a una certa distanza x hanno la stessa velocità. Se questo estremo qui è sceso x, questo punto cos'è sceso? È sceso x. Se questo è sceso x, questo scende x. Pensateci un attimo. Adesso, qual è il teorema del moto, qual è la derivata della quantità di moto del sistema rispetto al tempo? È uguale alla forza esterna. Ci sono due forze esterne su questa corda. C'è la forza peso e c'è la reazione del tavolo. Quindi, la derivata di questo rispetto al tempo, ovviamente dovremmo fare il calcolo di questo, ma è anche uguale alle forze esterne, no? Tra virgolette, se volete. E cos'è? La forza peso, ma la forza peso è, se volete, è mg o lambda lg rivolta verso il basso, quindi entra con un segno più, quindi questo è uguale a più a lambda lg o se volete mg, è la stessa cosa. Visto che sappiamo che quando la corda sarà arrivata in fondo, la n deve essere verso l'alto, disegniamo qua la n verso l'alto e non sappiamo qual è il modulo, quindi questa è la reazione che stiamo cercando di calcolare. Quando la corda è completamente giù e ormai nessuno lo tocca, è qua sul tavolo, quindi questo è lo spago, questo è lo spago. Quando ormai è giù, è finito tutto, io so che la forza di reazione è verso l'alto. Quindi scriverò n verso l'alto pure me, ma dovrò quindi farlo entrare con un segno meno. E cosa sarà? Non lo so ancora, lo sto cercando di calcolare. Dipenderà da quanta corda è scesa, no? Adesso, questo però è anche uguale a questo. Devo fare la derivata, adesso facciamolo. Questo è lx n, così, meno questo per questo, per questo, poi questo per questo, meno lambda x, x punto. D'accordo? Ci siete? Ho semplicemente svolto questo. Adesso devo fare la derivata rispetto al tempo di questo. Derivata di due pezzi. Quindi questo è uguale alla derivata, faccio tutti i conti, derivata rispetto al tempo di cosa? Di quello, lambda x, x punto, meno lambda x, x punto. Ok? Questo è uguale a, più è facile, lambda l x due punti, perché questo è costante, devo derivare questo. Qua invece ho due cose che dipendono dal tempo. Ho questo, perché l'estremo libero sta scendendo, e ho questo, che è la velocità dell'estremo libero. Quindi devo fare il teorema, devo fare meno lambda per la derivata non fatemi spiegare proprio tutto. È chiaro cosa ho fatto? Perché ho fatto la derivata di questo. La derivata del primo per il secondo non derivato, quindi avrei x punto per x punto, ma x punto per x punto quadro. Cos'è x punto quadro? È la velocità quadro, no? Quindi questa è la velocità quadro. E questo è, poi devo fare il primo non derivato per il secondo derivato. Quindi ho x per il secondo derivato e questa è l'accelerazione. Quindi ecco la nostra equazione, cominciamo ad avvicinarci al risultato. Ho che questo è uguale a questo, quindi lambda l x due punti, sto trascrivendo questo, meno lambda x punto al quadrato, velocità quadro, meno lambda x per x due punti, è uguale alla forza esterna. La derivata della quantità di moto del sistema è uguale alla forza esterna. Le forze esterne sono la forza peso e la reazione. Quindi ho la forza peso, che è lambda L, cioè M, AG, verso il basso, quindi col segno più, meno N, che è l'incognita. Guardate il termine a sinistra, questo qua è M. Questo cos'è? È G! È G! Questo è G, no? L'accelerazione del corpo dell'estremo libero è G! Lui sta cadendo! Quindi questo è G. Quindi questo pezzo va via con questo. Dov'è? Ero qua. Prima cosa. Questo
cos'è? Questo è G, per l'appunto. Questo è G. Questo cos'è? L'abbiamo appena fatto! Qual è la velocità quadro di un corpo che parte da fermo sotto l'effetto della forza peso? È 2g per quanto è caduto, giusto? Quindi questo quadro qua è 2g per quanto è caduto. E quanto è caduto? X! G, X, G, X, lambda, lambda. Cosa avete? C'è un 2 qua, quindi è meno 3 a... la stanchezza è troppo di gioco. Allora, metto in evidenza lambda, d'accordo. Metto in evidenza G, d'accordo. E mi rilascia qua ho un 2x, meno 2x, meno 2x e meno x, quindi questo è meno 3x, d'accordo? Ci siete? A sinistra ho sommato questi due, qua c'è un 2, qua c'è un 1, quindi fanno 3, meno 3 è uguale a meno n, deduco che n è uguale a 3x lambda g. Interessantissimo! Intanto è positivo. Cosa vuol dire? Che non devo cambiare la direzione che avevo inizialmente scelto. Se veniva fuori meno voleva dire che avevo sbagliato inizialmente verso di disegnarlo verso l'altro. Invece esce fuori più, e questo vuol dire che la direzione che avevo scelto era corretta. Ok? Va bene? E la cosa interessante, guardate, quanto vale quando x è uguale a 0? Cos'è x uguale a 0? Cos'è x? X è il valore dell'estremo, la posizione dell'estremo. X uguale a 0 vuol dire che la corda è tirata su così, come la famosa corda magica dei maghi indù. Quanto vale la reazione del piano quando x uguale a 0? Vale 0! Quanto vale la reazione del piano quando x è uguale a L? Mg, se io facessi il grafico di n in funzione del tempo, lui parte da zero, cresce linearmente fino ad arrivare addirittura 3 volte mg, e una volta che la corda ha finito di cadere, ecco che va giù a mg. Quindi se voi prendete un tavolo di cristallo, è una bella catena, e appoggiate la catena sul tavolo, e la catena e il tavolo regge bene la catena, poi prendete un estremo della catena così e sollevate, e poi lasciate cadere, il tavolo potrebbe rompersi, anche se prima sembrava benissimo reggere il peso della catena. Quindi se voi la tirate, la lasciate cadere, vedete che la forza di reazione del piano cresce linearmente con x, cresce linearmente fino ad arrivare a 3mg. Per un attimo arriverà a 3mg, poi una volta che la corda è giù, ecco che la corda è ferma, niente si ferma, e la reazione è mg. Questo esercizio, se voi avete a casa, molte persone ce l'hanno, la bilancia per pesare i cibi, avete digitale o meccanico? I meccanici forse sono migliori, perché vedete c'è un indicatore, no? Un indicatore. Allora, prendete qualcosa, una corda pesante, che abbia tanta massa, un valore di lambda importante, e fate l'esperimento. Mettete la corda e vedete qual è il suo peso, poi estendete la corda e lasciatela cadere. E vedrete, ovviamente si svolge molto rapidamente, quindi forse è il caso di filmarlo col vostro iPhone o qualcosa del genere, e vedrete che nella caduta la freccia che indica il peso si muove e arriverà a superare di molto, 3 volte il peso che aveva la corda quando era solo appoggiato nel piatto.
Meccanici! Mi è riuscito. Pensateci bene, eh? Notate di nuovo che il fatto che il segno qua è positivo vuol dire che la direzione originale l'avevo scelto bene. Cioè, se voi, deve essere molto chiaro qua, se voi non avevate nessuna idea di come disegnare la N, non avevate nessuna idea di come disegnare la N. Shh! Vi sto sfidando a guardare questa dimostrazione con un occhio di non imparare a memoria, ma di cercare di capirla. Se voi inizialmente non sapete come disegnare la N, voi tirate la moneta e vi viene di disegnarla così, cos'è che cambia in questo esercizio? Cambiava qua, no? Perché disegnando verso il basso questo era un segno più. Se fate tutti i passaggi qua verrebbe con un segno meno. E come, cosa lo interpretate? Che è la direzione opposta. Meditate su questo esercizio. Vedete come sto usando il teorema, quale teorema? Che la derivata della quantità di moto del sistema è uguale alla forza esterna. Ma dov'è la forza esterna? Beh, in questo esercizio è qui, no? Che sta agendo. Il punto di applicazione della forza è qui, ma il sistema si muove con la legge del moto, che è questa qua, e dovete semplicemente scrivere quali sono le forze esterne. Una è la forza peso, che c'è sempre, e l'altra è la relazione del tavolo. Meditate su questo. Che ore sono? Molto bello questo esercizio. Uno dei miei preferiti, ma raramente lo discuto, di solito lo discuto all'orale, e i ragazzi non l'hanno visto in classe, quindi io la propongo come un'occasione per vedere se i ragazzi riescono a capire un ragionamento sofisticato. Devono capire questo teorema qua. Va bene. Fatemi pensare, penso che valga la pena che ci fermiamo qua. Se volete, io rimango volentieri 10 minuti, visto che sono 10 minuti a mezzogiorno, per eventuali domande o se volete giocare. Io lo carico volentieri, le persone che vogliono sentire l'effetto, venite pure qua. 5 o 6 persone si riesce a fare, poi rallenta troppo e non si sente più.